È diventato sindaco il 2 luglio del 2015 con un grande exploit elettorale. È qui con noi per uno speciale focus Luigi Brugnaro, Grazie, direttore. sindaco di Buongiorno. Venezia. Buonasera, Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. sindaco. La chiamano Doge ogni tanto? Sì, per prendermi in giro anche. Senta, com'è andata? Insomma, questo primo anno, il giro di boa, il 2 luglio, un anno pieno di soddisfazioni, ma anche di grandi problemi, no? Di Perché Venezia è suspense. una città complicata. Eh sì, insomma, Venezia penso si possa dire è una delle più grandi città d'Italia, è una delle 10 città metropolitane d'Italia ed è una delle città, insomma, più famose, quantomeno più famose al mondo. Per cui è chiaro che le tensioni e le attenzioni sono per una città speciale e questo ovviamente va messo nel calcolo di quando si gestisce e si amministra una città di questa delicatezza, insomma. Ed è straordinario pensare a un territorio così ricco, così variato, così mutevole come quello di Venezia. Scola diceva imparare Venezia, e lo diceva ai veneziani, e poi diceva imparare di nuovo Venezia, per quelli che pensano di conoscerla e forse non la conoscono così bene. Perché Venezia, lo dico appunto ai veneziani che pensano di essere così capaci, così conoscitori. E sono quelli che scrivono di più, che si affannano di più a ricordare la loro venezianità. E a quelli che Venezia non la conoscono meno, che la città è una città costruita come uno stato da mar e uno stato da terra. E spesso qualcuno vuole ricordarsi dell'uno o dell'altro, ma nella bandiera veneziana, il leone ha i piedi in acqua e guarda una torre e guarda la terra. Questo è uno degli stendardi più famosi che ci sono del Cinquecento. E i veneziani, i serenissimi di allora, conoscevano bene questa tematica. Per cui noi dobbiamo ripartire da questa idea, io dico, delle tradizioni della storia, della conoscenza della storia, e dobbiamo leggerla bene, perché conoscendo bene la storia forse possiamo immaginare di nuovo il nostro futuro. E vorrei partire forse da qui per fare questa Sì, piccola introduzione prego, come sindaco. racconto. Dicevo stato del mare, stato della terra. Venezia ha trovato sicuramente la sua dimensione internazionale e mondiale, ma internazionale per quei tempi, attraverso il mare. Chi tocca il mare tocca il mondo, dicevano i saggi. E difatti Venezia è sempre stata baluardo della cristianità e del laicismo nella nostra, poi quella che è diventata Europa. Nel nostro caso parliamo dello Stato della Serenissima. Per cui difendevamo la nostra tradizione, le nostre culture, perché dietro alla religione c'erano però anche c'era un grande spirito laico, un grande spirito democratico. È stata la prima repubblica d'Europa, Venezia. A Venezia il Doge non nominava poi il successore, non metteva suo figlio, non era una corte. Certo. Il Doge veniva eletto con le famose sfere, eccetera. E se il Doge tradiva, gli veniva tagliata la testa anche a lui. Per cui, insomma, sono abbastanza consapevole di tutti i rischi a cui vado incontro. Insomma, speriamo non così cruenti. Ma insomma, comunque è giusto che sia così. Una persona deve essere lineare nelle sue azioni. A Venezia si è sempre creduto molto nello spirito diplomatico e mercantile. Cioè, quando io parlo di Ischei, ho parlato di Ischei. È assolutamente veneziana come cosa, anche se io poi lo uso spesso in termini molto ironici. Devi essere concreto nella vita, i veneziani erano concreti e sono concreti nella vita. E guarda caso, i veneziani di cui parlo io non erano soltanto quelli che andavano per mar, ma anche quelli che andavano per terra. Lo stato da terra era lo stato della Serenissima che arrivava alle montagne, che arrivava a Vicenza. Tutti ricordiamo la bellissima via dell'acqua, che è quella che porta ad Olo e a Padova, la Riviera del Brenta, e tutti sappiamo del Terraglio che ha costruito poi successivamente, ma l'ha fatto Napoleone Bonaparte, con un intento evidente di rendere metropolitano poi il centro della città. Ma insomma, Mestre, a quel tempo Marghera ancora non esisteva, è nata nell'immediato, prima proprio della guerra, come centro industriale di risoluzione quasi di grandi problemi che erano stati causati dalla prima guerra mondiale. C'era la fame, la miseria in Veneto. Ecco, la Repubblica di Venezia era il Veneto. È il Veneto. È una repubblica, è una città metropolitana che ha una cultura che
ricordata dalle nostre tradizioni in tutti i luoghi di Venezia, da Bassano, da Castelfranco, da Padova, da Treviso, cioè, questa è la nostra storia. Poi parleremo in particolare della città metropolitana, perché è una, diciamo, un progetto, noi lo chiamiamo format in televisione, a cui lei tiene tantissimo, però volevo partire anche dalla sua vita di sindaco, no? Lei lavora 16 ore al giorno senza stipendio, non si è mai detto ma chi me l'ha fatto fare, no? Con tutte queste rogne, queste beghe, questi scontri anche, no? Perché a Venezia vogliono portare l'avversario in secca, no? Come facevano una volta. Come facevano a volte i veneziani, si cercava di fare. E quindi le mettono spesso i bastoni tra le ruote. Sì, va bene, insomma, non ho mai avuto io un atteggiamento vittimista in vita mia, per cui io ho ben chiaro cosa dobbiamo fare. E sapevo anche i problemi che c'erano, ce li ha detti con molta chiarezza, tra l'altro, il commissario, con pochi numeri, quando era commissario, e la cosa mi ha completamente travolto. Vittorio Zappalorto, che, no? Vittorio Zappalorto, che è stato messo lì dopo, insomma, le note vicende dell'ultima amministrazione. Vicende, tra l'altro, di cui si sta occupando la magistratura, ed è giusto che si occupi la magistratura. Io non ho mai fatto il populista o l'accusatore dei singoli, quelle sono altre vicende e sono cose che non sono legate al futuro che io spero di poter portare per i nostri ragazzi, per i nostri figli, per i nostri bambini. Un futuro che sia legato appunto a questa, e torno su quello che stavo dicendo, sì, a questa ricollegamento con una storia che in qualche modo su cui ancora oggi ci viviamo, perché il turismo che viene a Venezia sono persone che da tutto il mondo vogliono leggere quella grandiosa storia, lo leggono nei monumenti, ma lo leggono anche nella cultura, in tutto quello che abbiamo fatto nella nostra vita di tutti i giorni, che è quella che qualcuno tenta di tutelare con una specie di protezionismo, sbagliando, perché si tutelano le cose rilanciandole, perché se tu stai sempre in difesa, continui a giocare in difesa, tosto tardi ti becchi il gol. Bisogna avere coraggio di difendere certamente le nostre tradizioni, ma rileggere e rilanciarle. Allora, cosa è successo a Venezia? Cos'è successo nella storia di Venezia? È successo che a Venezia, in questo Stato, che dava molto fastidio probabilmente, lo Stato, vorrei ricordare, che ha fermato Aleppo i turchi. L'abbiamo fermato noi quella volta lì, gli islamici che venivano. Quella volta è stato così, è successo nella storia. C'è a Palazzo Ducale, invito tutti ad andare a vedere, c'è questo grandissimo quadro straordinario di questa battaglia epocale, dove noi siamo riusciti, i turchi sapevano che noi eravamo una flotta che non era pronta, sono partiti. Chiaramente a quel tempo si andava a remi con delle vele che non erano esattamente quelle velocissime, e noi attraverso l'arsenale di Venezia, che era una fabbrica militare straordinariamente efficiente nel 500, abbiamo messo in acqua una flotta gigantesca e li abbiamo affrontati. I genovesi se la sono andata per poi dopo ritornare e prendersi gli onori, ma i veneziani, che poi i veneziani erano chiogioti, istriani, contadini, tutti dentro le barche, le navi, schiavi. Ecco, abbiamo battagliato e abbiamo fermato lì, abbiamo definito che tu a Venezia, se vuoi venire, vieni in pace, col libro aperto, perché sennò il libro diventa chiuso, quello del Leon, certo, e Leon tira fuori la spadone. Ecco, dobbiamo tornare a quel tipo di orgoglio. E come facevano a quel tempo? Si approvvigionavano evidentemente in terraferma, per cui i latifondisti, i proprietari delle terre, erano quelli che costruivano la casa a Venezia e davano a Venezia. Per cui questa grande conchiglia, che poi si sviluppa tutto attorno alla laguna di Venezia, poi aveva il suo massimo, il suo splendore, questa cosa meravigliosa, straordinaria, che immaginate cos'è costata per quei tempi, che era il centro storico, era la città d'acqua, quella che conosciamo tutti. Io sono stato sindaco non solo della città d'acqua, ma di tutte le isole, di tutto l'estuario, di tutta quanta la terraferma, da Porto Gruaro a Chioggia, perché Venezia poi, per la legge del Rio, poi ne parleremo della città metropolitana, però indica anche la città metropolitana, e poi vediamo che tempi, cosa ho fatto, vorrei raccontare soltanto un po' alla volta come sono stati poi i primi tempi, perché uno, certo, un cittadino che non ha mai avuto una tessera politica, che si è candidato per coscienza, perché chi me l'ha fatto fare è stata la mia coscienza, di fronte a un tale disastro, una tale offesa, una tale ormai livello culturale dove noi a Venezia andavamo piegati sempre a chiedere la carità a qualcuno, io ho detto non dobbiamo più chiedere la carità a nessuno. E quando io al governo chiedo delle risorse speciali per Venezia, non sto chiedendo la carità, sto semplicemente facendo conti, dimostrando che noi abbiamo dei costi. Faccio l'esempio della pulizia del centro storico specifica, per esempio, che noi spaziamo a mano tutti i giorni. Raccogliamo le immondizie, i sacchetti davanti alle case che le persone mettono a una certa ora, e a mano vengono presi, vengono messi su dei carretti, vengono portati su delle barche. Il costo, il delta di costo, cioè la differenza di costo di un centro storico normale e il centro storico di Venezia, il delta di costo sono 30 milioni di euro. Cioè ogni anno
questi costi vengono supportati da chi? Dai cittadini veneziani, dai cittadini della città di Venezia, da nessun altro. Per cui sono costi speciali e Venezia, tutti sapete, il ruolo che in qualche modo può e ha avuto e avrà nella diplomazia, nell'interesse nazionale. Certo. Se non ultimo, la prima ormai industria italiana che è il turismo. Vorrei vedere cosa sarebbe il turismo senza un catalizzatore come Venezia. Ecco, sindaco, cominciamo però dai conti, no? Lo stato delle casse del Comune di Venezia. Lei è arrivato, ha trovato una voragine, no? Ha detto adesso ci metto mano e vediamo di trovare delle soluzioni, di rimpinguare queste casse. Allora, no? Prima di tutto, intanto bisognava fare ordine ai conti, perché qua nessuno sapeva niente. I conti abbiamo cominciato a raccontarli e adesso credo siano cominciate a passare le informazioni, perché certo, onestamente non è che le persone, dico, il cittadino normale tutti i giorni si trova di fronte e comprende questo livello di cifre. Perché una persona che prende 1.500 euro al mese, se gli dici che hai un debito di 8 milioni, cioè questo già sbarella di suo. Se fossero 80, e io ne ho trovati 800 milioni di euro. Ma prima di sapere che c'erano, abbiamo dovuto aprire i conti ed erano tutti frazionati. Cioè, per esempio, faccio un esempio di contabilità, certo, in comune a Venezia, ma in generale mi sa che questa è una realtà che poi troveremo in tanti altri posti, non vorrei che ci fosse anche in Italia proprio. Io parto però da quello che ho trovato io. Noi siamo arrivati e abbiamo trovato contabilità tutte divise, cioè il comune ha la sua contabilità, Veritas, la CTV e avanti con tutte quante le partecipate del comune, il casinò. Noi abbiamo fatto un'operazione verità, abbiamo detto prima dobbiamo fare una due diligence, cioè una verifica dei conti e della situazione patrimoniale ed economica della città. Certo. Avevamo in cassa 1 milione di euro. Considerate che il Comune di Venezia ha 3.000 dipendenti diretti, dipendenti del Comune, più e poi circa 7.000 dipendenti delle partecipate, totale circa 10.000 persone. 10.000 dipendenti. Però diciamo che il milione in cassa serve per pagare i conti correnti del Comune, certo, vuol dire le buste paga intanto dei lavoratori. Un milione in cassa. Eravamo affidati per 140 milioni, si chiama liquidità di giro, e ne erano già stati utilizzati 139. E io mi ricordo quel giorno che il commissario mi ha fatto firmare la cassa, tutti i documenti, eccetera, mi ha detto in bocca al lupo. Ha detto qualcos'altro, ma adesso siamo, insomma, ci sono i bambini, siamo stati. E io ho detto ok. E abbiamo subito guardato, e questa è una preoccupazione vera. Cioè, con 1 milione di cassa, tu, anche come liquidità, se non ti entrano i giri e non ricominci a far girare la macchina, tu la blocchi. Cioè, non paghi gli stipendi, non hai proprio i soldi di liquidità per pagare. Altro che continuamente richieste le più strampalate che abbiamo sentito. Questa era la situazione, senza fare un commento del perché io non ho mai utilizzato questo tipo di, chiamiamola, avventura, impresa comune, come ho detto io, per fare una qualche verifica. Sarà la storia a spiegare cosa è successo, io posso dare le mie intuizioni, poi ne parliamo, certo, però la cosa che importa ai cittadini è che il dato concreto, abbiamo fatto a quel punto un bilancio consolidato, si chiama così, cioè si consolidano le varie attività tra comune e le varie partecipate. Questo bilancio consolidato che abbiamo attivato appena siamo arrivati, per cui abbiamo cominciato ad aprire i cassetti, cominciare a vedere tutti quanti i dati, e abbiamo iniziato internamente, senza dare delega a nessuno, perché altri hanno fatto consulenze esterne, eccetera. Noi invece no, abbiamo fatto tutto internamente, con dipendenti che ci hanno dato una mano, per dire, sempre per tornare al discorso che poi qualcuno dice hai trovato opposizioni. Sì, ma ho trovato anche tanti aiuti. Per fortuna ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato fin da subito. Insomma, intanto mi hanno eletto e poi mi hanno anche aiutato, perché se no non sarei ancora qua a raccontare tutto sommato un caso per adesso, ad oggi, di successo, ma di grande successo pubblico. Avremo tempo per spiegarlo con calma, non oggi dico, ma anche nei tempi, perché quando la gente vedrà i fatti poi alla fine a cascata ci si comincia a capire. E per quanto io possa essere un devoto di San Tommaso, cioè quello che come sempre ci metteva il dito, no, vuol vedere Pignolo eccetera, io sono comunque anch'io molto attento, per cui immagino sempre lo scetticismo degli altri, perché io stesso ho sempre dato un pessimo giudizio alla nostra politica, purtroppo. Dico, aspettiamo pure che si vedano i fatti, che si evincano, ma noi abbiamo cominciato con la ristrutturazione del comune, che è la base per poter poi costruire un mondo nuovo, una città nuova, diversa. E comunque, facendo questo bilancio consolidato, abbiamo trovato, appunto, non erano 800 milioni, l'abbiamo approvato l'altro giorno, erano 799. Ciao. Adesso, qual è l'obiettivo nostro politico? È quello di, e abbiamo amministrato con questa logica, io ho fatto il consolidato del 2014, che abbiamo approvato in giunta una settimana fa, per dare proprio contezza precisa a questa cosa. Adesso, fra qualche mese,
penso a settembre-ottobre, quando abbiamo finito i conti, approveremo il consolidato del 2015. Noi ci siamo impegnati a calare il debito della città, cioè questi 800 milioni sono un debito fatto o dal comune, o dalla partecipata, o da questo. Spesso purtroppo non soltanto per investimenti, come qualcuno dice, cioè il casinò si è indebitato per una cifra esagerata, più di 100 milioni, vendendo, cioè scontando in banca addirittura gli incassi futuri, in cambio doveva costruire con quei soldi la nuova casa da gioco. Qualcuno ha visto la nuova casa da gioco? I 100 milioni non ci sono più, cosa sono serviti? A pagare spesa corrente. A pagare spesa corrente vuol dire, un conto, la differenza è tra costi di tutti i giorni, per cui stipendi, bollette, luce, acqua, gas, queste cose qua, un conto sono investimenti, scuole, strade, investimenti che siano poi utili ai cittadini. Noi abbiamo trovato che qui si pagava, si faceva debito per spesa corrente, per molta spesa corrente. Questo non va bene, perché i cittadini, i futuri, i giovani che arriveranno, non devono pagare i nostri errori, o le nostre incapacità, le nostre vigliaccherie. Allora noi quello che stiamo facendo, abbiamo detto, quando abbiamo finito, quegli 800 milioni devono essere meno. Quanto meno saranno, più bravi siamo stati, in maniera tale che dobbiamo amministrare la città, una città così complessa, con le nostre risorse e anche non facendo debito. Quanto tempo ci vorrà, Sindaco, per risanare il bilancio? Le do un dato. Io adesso ho approvato la settimana scorsa il bilancio 2014, che è di fatto quello che io ho trovato a luglio 2015. Certo. No? Io a luglio 2015 ho ereditato quella somma. Adesso chiudiamo quello del 2015, per cui appunto dopo un anno della nostra amministrazione, e sembra grosso modo, dai primi conti che abbiamo visto, che caliamo di circa 30 milioni di euro. Cioè probabilmente il bilancio vedremo un debito di 770. Quindi progressivamente? Progressivamente, ogni anno, e lo misureremo. Certo. E io in maniera trasparente darò ai cittadini questi dati essenziali, che uno possa capire. Quando il 2 luglio sono salito lì allo scranno di Cafarsetti, ho trovato che mancavano per chiudere il bilancio di spesa corrente 32 milioni di euro. Cioè il bilancio di preventivo viene sempre fatto a zero, però vengono messe delle poste a bilancio che in certi casi possono non trovare corrispondenza. Ecco, diciamo che non trovavano corrispondenza per 32 milioni di euro, sono 64 miliardi di vecchie lire il 2 luglio. E dovevo trovarli, perché quelli servono per pagare la spesa corrente, che sono gli stipendi, sostanzialmente, entro il 30 dicembre. Beh, la notizia è che li abbiamo trovati. Ovviamente queste notizie non arrivano sulle prime pagine dei giornali, perché ripeto, se una persona che prende 1.500 euro gli continui a parlare di miliardi, di milioni, cioè uno a un certo momento non ti segue. Però è essenziale, almeno dico alla classe dirigente, a chi conti li sa fare, capisca la difficoltà, la serietà e anche la difficoltà di poter trovare 32 milioni in 6 mesi. E come li hai trovati? In tutti i modi. Abbiamo chiuso molti contenziosi con i privati che c'erano, perché l'atteggiamento era quello sempre contro il privato. Cioè noi abbiamo parlato invece di sussidiarietà. Noi pensiamo che il pubblico non debba fare, deve creare le condizioni perché sia il privato ad agire. Privato vuol dire un singolo, la famiglia, può essere l'impresa, ovviamente l'impresa, le associazioni, chiunque abbia interesse a fare qualcosa, ci metta la faccia e ci metta il denaro. Il pubblico non deve sostituirsi a questi, ma deve costruire delle condizioni di favore perché quegli investimenti siano esplicitati nel modo migliore, perché quegli investimenti creano lavoro subito, perché è l'investimento stesso, e creano occupazione in futuro. Quello è esattamente il contrario degli ultimi 20 anni a Venezia. Dico di Venezia, ma poi probabilmente potremo parlare di altri. Diciamo l'impostazione liberale rispetto alle giunte precedenti. Assolutamente. E allora noi siamo riusciti a chiudere il bilancio e abbiamo approvato il bilancio, appunto trovando questi 32 milioni, entro il 31 dicembre. Erano decine d'anni che non si faceva. E questo lo ascrivo volentieri. So che è una roba che non è un ponte di Calatrava da far vedere, ma invece la buona amministrazione, la sana amministrazione, io sì ne vado fiero. Poi c'è una regola, si chiama patto di stabilità. Ecco, il governo, volevo ricordare, ha approvato un decreto in base al quale non soltanto Venezia, ma insomma le tutti sanzioni di chi ha sforato il patto di stabilità per tutti i comuni vengono in qualche modo condonate. Adesso dopo lo spieghiamo. Quindi invece di 18 milioni diventano 1 e adesso le spiego bene questa cosa, lo spiego anche ai cittadini, ma facciamo un passo indietro. Sempre il 2 luglio, quando ho cominciato io, subito abbiamo chiesto, in questo momento a quanto siamo rispetto al patto di stabilità? Il 2 luglio, quando abbiamo preso in mano la penna in mano, meno 64 milioni. Cioè noi eravamo fuori un bilancio, consegnatemi, da un commissario di governo, cioè che è uno che ha pieni poteri, meno 64 milioni. Perché? Perché anche lui obbediva
a questa, come posso dire, conventicola dove tu non devi togliere a questo, non devi scontentare quell'altro, e c'è il partito, e c'è l'ordine che ti aveva la telefonata, e fermati qua, fermati là, no, meno 64 milioni. Noi a fine anno siamo arrivati a meno 18 con la nostra attività. Ma attenzione, siccome il patto di stabilità considera molto anche i crediti che ti devono dare, noi avanzavamo 30 milioni di euro, a differenza di altre città che hanno splafonato. Noi non avremmo splafonato. Se chi mi doveva dare quei soldi me li avesse dati, chi era? Lo Stato e la Regione. La Regione. Avanzavo 30 milioni, avanzo ancora, certo. 30 milioni di euro, ma no, io, la città, perché avevamo... Per cui eravamo andati in bonus, non eravamo neanche andati fuori noi, a differenza di altri comuni. La città di Venezia, per la prima storia, finisco dopo lo rispondo, per la prima volta nella storia, dopo veramente decenni, non aveva splafonato. Invece, alla fine, non dandomi quei pagamenti che mi dovevano, io, tu non mi paghi, mi fai sforare di meno 18, certo, quando io ne avanzavo 30, perché andavo casomai a più 12. Vado a meno 18 e tu, Stato, mi vuoi dare la multa. Allora, sono andato a spiegare a Palazzo Chigi, nei paesi del governo, dico, ma è ingiusto. E tutti mi hanno detto, hai ragione, è ingiusto. Allora ho detto, fate un provvedimento specifico, almeno per tutti quei comuni che si trovano nella condizione di aver splafonato il patto di stabilità, ma però di essere in bonus rispetto al fatto che avanzano dei soldi, perché voi stessi lo riconoscete, non abbiamo fatto un debito in più. Cosa mai successa a Venezia? Mai. Gli altri anni, quando splafonavano, splafonavano su serio, non avevano questa compensazione. Lì gli facevano il salve a Venezia, perché il colore politico è lo stesso. Chiaro, chiaramente chiaro, io, che non ho parte, che sono uno che viene dal cittadino, magari sono più di centrodestra che di centrosinistra, allora viene, a quel punto è andata così. E cos'è andata? Che hanno fatto un provvedimento per tutta Italia, l'altro giorno, così lo spieghiamo, che abbuona a tutti i comuni che hanno splafonato il patto di stabilità in Italia il 70% della sanzione. Per cui la sanzione di sforare 18 milioni è il 100%, cioè paghi 18 milioni di sanzione. Tu pensi, io non ti pago, io devo darti anche la multa. Cioè, siamo... Bene, ce l'hanno ridotta del 30%, perché noi avremmo dovuto pagare 1,8 per 3, insomma 5 qualcosa. Insomma. Nella realtà noi avevamo fatto degli investimenti sulle scuole pubbliche, anche cose che non fanno titolo su notizie, perché noi per quello che possiamo investiamo sulle scuole pubbliche. Quei soldi erano nella legge che hanno fatto, erano scomputabili dalla multa. Mm. Per cui alla fine ci togliamo quei soldi e arriviamo a pagare 1,3 milioni. Questo è il costo che noi abbiamo per non aver fatto niente. Comunque è ingiusto. Comunque paghiamo 1,3 milioni euro di multa, che non sono pochi comunque secondo me, per una cosa che non abbiamo assolutamente fatto. Quindi nessun fatto. Occhio di riguardo per Venezia, insomma, no? Da questo aspetta, ma però ognuno risponde di sé. Cioè io non sono qui a lanciare, insomma, lo faccio solo un'operazione verità. Perché anche ieri viene fuori un volantino, sono fuori più di uno, dei sindacati, dei COBAS, vabbè, contano poco, forse lì in comune, ma ci sono comunque. E della CGIL, cosa che un po' mi ha stupito, e del DICAP, che è, vabbè, una struttura che non si è ben capito da chi venga diretta, forse ai lavoratori va spiegato un po' meglio, che lì sono, cioè, sono cose un po' strane, alcune robe. Ma insomma, dalla CGIL mi sono subito stupito, perché attacca il sindaco di Venezia perché il governo non avrebbe fatto il salvo a Venezia, il governo che votano loro. C'è il governo, c'è il PD al governo, cioè, lo ricordo a chi non lo sa. La CGIL che scrive che è colpa del sindaco perché non si è impegnato abbastanza. Lo dice, cioè, anche il PD, no? Lo dicono anche i Pedicani. I parlamentari del Pedicani, cioè, lì siamo alla leggenda. Cioè, abbiamo Mognato e Zoggia, soprattutto questo che vuol fare anche la separazione. Loro hanno votato questa legge, loro, cioè sono loro parlamentari che votano, loro sono del PD, per cui hanno alzato la manina, hanno votato sta legge e dopo se la prendono col sindaco perché non si è impegnato. No, incredibili. Paradossale. Cosa succede? La cosa negativa di questo fatto, non solo il 1,3 milioni che noi dobbiamo pagare, che comunque rispetto ai meno 18, posso dire, a noi ci fa un po' più rilassare. Il problema è che ci lasciano il divieto di confermare i tempi determinati. Cioè noi con questa norma il governo e lo Parlamento ci impedisce per tutto l'anno, e per cui ai tempi determinati che scadevano durante l'anno non era detto per forza che noi avremmo dovuto assumerli. Però c'era una possibilità, noi i soldi li avevamo comunque messi nel nostro bilancio di previsione e avremmo potuto assumerli. Adesso queste persone saranno arrabbiatissime, sappiano, anche se la CGIL dice che è colpa del sindaco, non è il sindaco che ha votato la legge di stabilità, la legge di stabilità la vota il Parlamento. E per cui andassero da questi parlamentari e gli chiedono conto di questo, anche se a differenza di quello che dicono loro che vanno assunti tutti, io dico no. Io voglio assumere quelli che mi servono. Oggi non posso assumere neanche uno. Questo non è colpa mia. Ecco, qual è il motivo? Io mi prendo le mie responsabilità, ma quando ce le ho, se non ce le ho. Qual è il motivo
principale della guerra che le fanno i sindacati? Cioè, cosa chiedono, cosa vogliono i sindacati? Qua si apre un tema importante. Allora, qual è il mandato elettorale? Intanto non siamo abituati, stranamente, a capire che quando si va a votare i cittadini danno una delega, non votano solo il sindaco, votano anche il programma del sindaco, quello che ha detto. E allora io ho detto che dobbiamo cambiare la città, ho detto che va portato il merito, che va portato l'eccellenza, che dobbiamo migliorare, efficientare la macchina. Efficientare vuol dire rendere più efficiente. Cioè, se io posso, no, il motorino cerco di farlo funzionare bene, no? Se accelero che parta subito, se sento che vado al meccanico, cerco di metterlo a posto. Allora bisogna smontare, noi abbiamo trovato una macchina che per quanto acceleravi, se giravi il volante andava sempre dritta, cioè abbiamo dovuto smontare la macchina, abbiamo fatto un percorso prima di conoscenza. Partite sempre con me il 2 luglio dell'anno scorso, io non avevo mai visto un consiglio comunale, non solo non avevo avuto una tessera di partito, io non, proprio sta roba dei partiti, delle partigianerie, tu sei con me, contro di me, io non, proprio, mi fa schifo, non riesco, cioè, a, l'ho sempre detto, io non sono né di destra né di sinistra, ma sì, ma io penso al bene della persona, io faccio il sindaco di tutti, di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato. C'è anche chi mi aveva votato che in qualche caso non è stato contento, cioè non puoi su tutto essere, non siamo uguali, siamo persone diverse. In tutto cerco di portare avanti quello che ho detto in campagna elettorale, quello che ho cercato di dire, che dobbiamo avere una macchina che funzioni, in maniera che quando ho finito la mia attività lascio una macchina funzionante, che oggi è una macchina allo sbando. Ma perché? Perché? Perché era fatto di questa somma di partiti, somma di interessi, somma di collegi elettorali dove ognuno gestiva i suoi funzionari, magari in competizione con la stanza vicina. Il privato che va là per chiedere autorizzazione finiva in questo tipo di tramogia. Ma io sono un privato, devo investire, non me ne frega niente di problemi vostri, voi dovete darmi la possibilità di farmi la casa, di aprire l'attività, di far presto. Questa roba in Italia non, i politici non ce l'hanno in mente, pensano loro soltanto i loro tornaconti, vedere se avevo torto io, avevi ragione io, fare le assemblee, spiegare quanto bravi sono. La cosa è vergognosa, è anche l'ultima cosa, questa che abbiamo appena detto, lo dimostra, perché io non ho fatto nessuna polemica, ma se tu mi tiri e mi dici che vuoi, pretendi delle cose, e io ti rispondo, non sono abituati, questi non sono abituati che gli rispondo. Sono abituati che siccome facevano Cagnara, vengono in cinquantina di persone, qui fischietti, fanno Cagnara e uno si dovrebbe preoccuparsi. Ma noi siamo lì per un voto popolare, si chiama democrazia. Io ho il diritto di stare lì, io ho il diritto e ho il dovere di portare avanti quello che i cittadini mi hanno detto. È un fatto del patto da galantuomini, quei cittadini che mi hanno votato, con una città che deve cambiare, con una città dove i cittadini non hanno un futuro di lavoro, dove i bambini sanno che non c'è un lavoro per il futuro, per cui stanno già pensando quando sono piccoli, a 15-16 anni, già di andare a trovare un lavoro all'estero. Dobbiamo vergognarci di questa roba qua, noi adulti, e per una volta provare a essere d'accordo uno con l'altro, provare a trovare un punto di concordia, certo. Non sempre le differenze. La realtà è che qui c'è la conservazione non è né a destra né a sinistra, sono di quelli che non vogliono mai cambiare niente, e spesso è sempre quelli che stanno bene dove sono. Dico, ma se tutti quanti stanno male, com'è che tu stai così bene? Cos'è che vuoi conservare tutta sta roba qua? E allora i diritti sono una cosa, sacrosanta, come il rispetto delle persone che lavorano. Mai avrei pensato o pensato di dire che c'è gente che... Cioè, ci sono tutti i lavoratori, tutti i sindacalisti, non è vero. Tutti i politici, non è vero. Mai tutti. Qualcuno. Chiaramente quel qualcuno alza la voce forte, il perché delle proteste. Perché abbiamo messo le mani. Prima abbiamo studiato bene la macchina, abbiamo cercato di capire. Abbiamo le municipalità noi, che sono state elette dai cittadini e fanno un lavoro, secondo me, interessante, importante, che è quello democratico di ascoltare i quartieri, i territori, per capire quali sono le necessità. Quel livello democratico va bene, perché è una partecipazione... Deve essere asciugata in termini di costi, per cui abbassando magari i gettoni, cioè di questi consiglieri. Ma se poi la gente non si montasse la testa, comunque sono, secondo me, uno strumento democratico che arriva fino al cuore della città. Va benissimo. Il problema è che andava meno bene, che hanno 500 dipendenti, che spendono soldi quasi che fossero altri comuni, tutti quanti in estrema scioltezza. Davamo i contributi alle persone, ognuno faceva le regole come voleva, pagava il comune. Questa cosa non va bene. Abbiamo detto, togliamo tutte le deleghe prima, per ridarle dopo. Siamo nel fase del prima, abbiamo detto, cominciamo a dire, dobbiamo dare un contributo a un cittadino che ha un problema, esistono dei regolamenti, è giusto che il comune lo aiuti. Ma allora, se Luigi Brugnaro deve essere aiutato dal comune, si presenta in municipalità a Mestre, l'idea che ho io è che deve dare il suo codice fiscale. La municipalità di Mestre valuta la mia situazione come la valuterebbe se fosse a Marghera o fosse a Lido. Certo. Non può essere che ognuno ha delle regole diverse. Prima succedeva che io potevo andare a Mestre, prendevo un sussidio a Mestre,
Poi magari andavo a Marghera, ne prendevo un altro a Marghera, ma la casa magari del Lido, il lavoro da un'altra, cioè, una roba del genere. Allora invece io dico, facciamo un'unica base dati, un'unica banca dati, dove Luigi Brugnaro può andare dove vuole, vale la sua municipalità, avrà lo stesso tipo di servizio, identico che sia da una parte o dall'altra, chiaramente se riceverà qualcosa, verrà registrato in questa banca dati, in maniera tale che se poi io, in maniera più o meno furba, mi trovo che vado dentro a Marghera e chiedo anche lì, questi guardano e dicono, scusi, ma lei l'ha preso certo. da un'altra parte? Certo. In maniera che non siamo i soliti furbi. E poi non ci devono contare più le tessere, le appartenenze, le parentele. Basta con sta roba qua. Parentopoli cioè, alla grande. Dai, basta. Allora sono andato a guardare i dati e ho trovato città, ma... 2.500 tra esenzioni totali e esenzioni parziali per i bambini ai nidi. E dico a tutti quanti, siccome adesso c'è l'ISEE, che sarebbe una dichiarazione, eccetera, abbiamo dato tutto quanto alla Guardia di Finanza. E dico a tutti moralmente, se tu sei una persona che sei sotto quel livello di reddito, noi siamo d'accordissimo di darti un aiuto. È sacrosanto, anzi cercheremo proprio di incrementarlo quell'aiuto. Però diciamo a tutti, se qualcuno magari ha altri redditi che non ha dichiarato, io non faccio il giudice, sarà la procura, sono altri che devono fare queste cose, non io. Ma dico soltanto, non sta a venirti anche a portare a casa il contributo, solo perché i numeretti ti tornano. Allora dico, attenzione a sta roba qua, perché questo non è più tollerabile. Vedevo l'assessore, quanto ha detto l'assessore al sociale Venturini, gli assistenti sociali saranno utilizzate per capire se anche, effettivamente l'ISEE... Anche per quello, cioè, vado a fare l'assistenza all'ecchio, all'anziano, che magari ha 10 appartamenti. Certo. Cioè, andrò a fare agli anziani che hanno realmente bisogno. Ma non solo, abbiamo trovato 9.000 tessere della CTV date a una serie di persone che però non sono né nominative e neanche hanno la fotografia. Quindi, per andare nei mezzi pubblici. Abbiamo fatto un provvedimento, dal 30 settembre sono tutte annullate, lo diciamo. Chi ha diritto, abbiamo chiesto ai vari enti che ci hanno dato i nomi, ci diano i nomi e la fotografia. Certo. E le persone devono essere in divisa se sono operatori di polizia, operatori militari, e devono essere in servizio, non intanto che vanno in servizio. Prove clientelare, tipo amico della mia. Ma insomma, ma se io ti do una tessera che non ha nome né cognome, per carità di Dio, magari succederebbe anche a me, perché non voglio accusare nessuno, magari la darei anch'io a mio figlio, guarda, usa sta tessera e vai a scuola. Una cosa così non può funzionare. Cioè, qui bisogna cominciare tutti quanti a fare le cose per bene. E lo stesso vale per le case, stiamo vedendo tutti quanti i tabulati di chi ha le assegnazioni, se andremo, perché non riusciamo adesso, finché non abbiamo efficientato la macchina, tutti questi dipendenti comunali, tanti sono ancora i timbri per fare le carte d'identità, ma quante carte d'identità c'è bisogno di fare su tutti i comuni? Abbiamo fatto un accordo con le Poste Italiane, l'unica città in Italia per adesso, la prima città in Italia, dove si può andare a fare i certificati dell'anagrafe nelle poste. Perché tu puoi andare il sabato mattina, l'abbiamo fatto, è un esperimento, hai visto un titolo sul giornale? No, perché fa più rumore l'albero che cade che la foresta che cresce. Però nella realtà questo c'è, perché? Perché così possiamo razionalizzare la spesa di chi mette i timbri e magari gli mandiamo qualcuno a verificare sulle case se chi è nella casa del comune è proprio la persona che io ho scritto nel comune. Perché se poi trovo un altro, il parente, l'amico, magari uno che subaffitta la nigeriana che fa la prostituta, è anche no. E anche no, ti va anche via, perché quella è una casa del comune che deve essere data a persone che hanno bisogno e sono nelle liste di quelli che hanno bisogno. Certo, dopo 20 anni queste robe non si fanno in un giorno. Yeah. Abbiamo preso tutte queste liste, immaginatevi che razza di meccanismo. Per fare una lista di queste case ci abbiamo messo 6 mesi, perché c'erano i documenti, ma erano talmente tutti quanti buttati a vago, ma mai organizzati scientificamente, esattamente per non capirci niente. Tassa di soggiorno, abbiamo preso tutte le liste, abbiamo assieme alla Guardia di Finanza fatto un lavoro assieme e siamo andati a vedere tutti i siti, i social eccetera, e noi abbiamo fatto le verifiche di quelli che invece già si erano registrati con noi e abbiamo denunciato un sacco di gente che non aveva mai dichiarato le persone e gli ospiti che aveva in casa. Questo vale per Venezia, per Mestre, per Marghera, li abbiamo denunciati e abbiamo anche detto, ce ne sono anche altri in corso, per cui dico a tante persone, regolarizzatevi, venite a dire in comune e pagate la tassa di soggiorno, per 2 motivi importantissimi. Primo, perché il comune ha bisogno di soldi, ed è giusto, se pagano gli altri paghi anche tu, la tassa del soggiorno del tuo ospite, quale che sia. Ma il secondo motivo, che è ancora più importante adesso, è un motivo di sicurezza, di antiterrorismo. Perché io quei nomi li faccio visionare nella banca dati speciale del Ministero del Viminale e controlliamo se queste persone possono essere a rischio. La nostra città, la città di Venezia, da quando sono io, è veramente sicura, è una città sicura, non perché sono io, perché c'è un prefetto con cui andiamo veramente d'accordo, con cui lavoriamo tutti i giorni, facciamo dei COSBA, che sono delle riunioni sulla sicurezza pubblica, assieme ai vari comandanti, al questore, al comandante dei carabinieri, guardia di finanza, il comandante della nostra polizia.
a tutte quante le varie organizzazioni, Capitaneria, Vigili del Fuoco, dove ci diciamo quali sono gli obiettivi, quali sono i problemi della città, e c'è un franco scambio di opinioni, certo, dove il sindaco fa presente tutte quante le difficoltà che abbiamo di ordine pubblico, di degrado, certo, sociale, eccetera. E poi parleremo di questo, che è una cosa importantissima. Però ecco, mi fermo, ma era solo per dire che il quadro della situazione che abbiamo trovato era questo, e siamo partiti da questa roba qua. Quindi da smontare, da leggere, da guardare bene, no, la pianta, certo, di come è fatta sta macchina, abbiamo dovuto farci la piantina perché non abbiamo trovato i disegni, abbiamo dovuto ricostruire tutti i disegni, abbiamo cominciato a creare le condizioni per smontarla pezzo per pezzo, per pulire certi pezzi, qualcuno va sostituito, per riassemblarla, la stiamo riassemblando e dopo dovremo dare l'accensione e sarà il cittadino a dirmi, salendoci, che sta funzionando. Sorrido perché lei è un comunicatore, le sa spiegare bene le cose. Senta, gli albergatori ce l'hanno su con i bed and breakfast, ma anche con i veneziani che legittimamente affittano le loro case, no? Perché poi ci sono delle spese, ci sono dei costi, molti veneziani hanno addirittura frazionato negli ultimi decenni i loro appartamenti, le loro case, i loro palazzi e li affittano ai turisti. Come è una guerra anche questa, sindaco? Come se ne esce? Perché d'altra parte di posti disponibili ce ne sono e 28 milioni di turisti all'anno sono tanti, no? Sì, allora, cominciamo col dire che il turismo è una ricchezza. C'è qualcuno che dice che il turismo è la nuova peste. Cioè, lì bisogna capirsi. Io sto dalla parte di quelli che dicono che il turista è una persona. È una persona, io dico anche un viaggiatore, che è il turista che piace di più a me. C'è una persona che è curiosa, non è già quell'intellettualoide da salotto che ha già visto tutto il mondo, ma è quello che ha ancora delle disponibilità, ha lavorato tanto e magari è un pensionato, magari ha dei bambini e vuol vedere il mondo, vuol farli vedere. Il turismo intelligente è un turismo esperienziale, lo dico ai soliti soloni, cioè fare esperienza, provare a vogare, provare a dipingere, provare a soffiare un vetro, provare a coltivare radicio, provare a tirare su, che so io, una melanzana sui nostri campi, tornando a dire che sono tutte attività meritorie e importanti. Questo il turista sta cercando, il turista è intelligente e noi dobbiamo puntare a che il turista dica che bello stare a Venezia, barra metropolitana, ci voglio tornare. Quello è il nostro obiettivo. È chiaro che se uno vede il turista come la pestilenza, siamo su due fronti, quello non mi ha votato, no, quello è uno che pensa di vivere di aria fritta. Domandatevi come vive. Quando uno dice così, scusi, lei dove guadagna? Per capirsi. Detto questo, io sono il primo che vuole rilanciare Porto Marghera, adesso ne parleremo, ma finché non ho rilanciato Porto Marghera, finché non abbiamo realmente realizzato una Mestre diversa, più vivibile, che possa far ripartire il commercio, abbiamo dei commercianti straordinari che stanno cominciando tanti a darci una mano, a capire che dobbiamo ricominciare a investire sulle nostre vetrine, sulle nostre botteghe, a far attirare la gente, non perché sono obbligati a venire, ma perché il cliente è come una bolla leggera, si sposta, al primo alito di vento si allontana, e noi dobbiamo essere in grado di attrarre questa gente con una città vivibile, pulita. È chiaro che ci abbiamo ancora tanto da fare, ci mancherebbe, ma quella è la strada, è quella la gente con cui voglio accompagnarmi. Se uno fa il commerciante, lei ha sempre che piange, che si incassa, che vuole che il cliente, che dico, no, il cliente non te lo posso portare per decreto, il cliente viene liberamente, non è che non viene da te perché c'è la striscia blu, certo, sono tutte cose che vanno sistemate, abbiamo abbassato le strisce blu facendo uno sforzo nel bilancio a metà soldi, cioè abbiamo le strisce blu più basse d'Europa fra poco, cioè abbiamo le ZTL, le abbiamo chiuse, abbiamo spente il venerdì sera e il sabato facendo uno sforzo per il nostro bilancio enorme, per tentare di dare un segnale. C'è ancora molta strada da fare, ma spende sempre ZTL, ma ci consentono di avere qualche soldino, finché non metto a posto i bilanci, io faccio quello che posso, il passettino un po' alla volta. Dopodiché aiutati che Dio ti aiuta. Venite a Mestre, perché è bellissima adesso, non è più la Mestre che ho trovato quando... E c'è, e vedrete che margine di miglioramento ha, enorme ancora. Però dico, venite quelli, anche solo per curiosità, da Treviso, da Padova, che ci ascoltate, venite a vedere Piazza Ferretto. Venite a vedere Piazza Ferretto, fatevi una passeggiata una sera, è bellissima, anche per non andare sempre sui stessi posti. Questo spero che i miei compaesani commercianti aiutino il sindaco, e insomma per fortuna tanti hanno cominciato a credere in questo, perché noi daremo le licenze di plateatici, la musica, il colore, la vita della gente, e è la fantasia anche dei giovani. Ci sono delle opportunità incredibili a Mestre, perché tanti hanno chiuso, quelli del 1 euro per 3,
Cioè, non è da centro della città quella roba. Devi portare negozi di qualità, bar, attività che danno un servizio al cittadino. Noi dobbiamo aiutare quel commerciante a non avere un sacco di problemi burocratici. È quasi una gara a chi sarà più bravo. E io mi metto in gara, cioè mi metto in gara, cerco di... So che abbiamo un sacco di robe ancora da mettere a posto, ma l'attenzione sarà verso quel lavoro, verso quel commerciante, a dargli una mano. E più farà e più investirà sulla sua bottega, e più io rischierò insieme con lui di creargli la situazione buona. I vigili per strada, più che possiamo, appena possiamo, ne assumeremo di nuovo a gennaio. Cioè, sulla sicurezza della bicicletta... La sicurezza faremo il tema dopo, ma è legata allo sviluppo economico. Ma tornando al discorso che stavamo dicendo prima degli albergatori e del turismo, per quello dico, ma se allora oggi la prima industria turistica in Italia, non solo a Venezia, è il turismo, addirittura noi possiamo portare turisti e dare una mano a tutti i centri del territorio, non solo quelli veneziani, metropolitani, ma tutti, Padova, Treviso, noi siamo disponibili, abbiamo il porto, l'aeroporto, siamo disponibili a fare insieme. L'idea è che Venezia è generosa in questo momento, ha dato politicamente un mandato preciso, vogliamo costruire una città forte che possa non solo risolvere i problemi dei veneziani, metropolitani, di tutti quelli che ci stanno, della brava gente, ma sarà uno dei grandi traini dell'Italia questa roba qua, perché noi dialoghiamo col mondo, con i russi, con i cinesi, con i giapponesi, con gli americani, vengono continuamente, stanno arrivando grandi investitori, si stanno informando, se riesco a sbloccare sta cavolo di Porto Marghera, perché lì abbiamo il problema delle bonifiche, poi ne parliamo, ma se riesco a portare questa cosa, cioè insieme a questa roba qua, non sono proclami, la CGIL dice che faccio proclami, ma che proclami? Casomai quello che non ho fatto ancora sono programmi, sono azioni, spiego al cittadino quello che sto facendo. E ho risaputo, fai comunicati, volantini, e mi dicono che mi fanno la guerra e che porteranno la guerra adesso anche a, cos'è, alla regata storica e alla mostra del cinema. Bravi, bravi, c'è bisogno di questo perfil lassù. I dipendenti delle cooperative che lavorano nei musei civici hanno fatto uno sciopero di 2 giorni l'altro giorno, a gratis, uno sciopero preventivo, non si sa perché. Non se ne ha capito. Hanno detto che il comune voleva incontrarli, voleva un incontro col comune. Li abbiamo incontrati, ho mandato un mio delegato, ci abbiamo incontrati. Questi hanno detto, noi vogliamo che voi facciate così, 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 per il prossimo appalto che scade il prossimo anno. Io ho detto, guarda che non abbiamo ancora fatto la gara. Ci hanno detto, vabbè, finiscono l'incontro, fanno un'assemblea e decretano 2 giorni di sciopero. Non abbiamo capito che cosa. Yes. Allora ci hanno chiesto che non dobbiamo applicare la legge. No, ci hanno decretato, loro hanno fatto un'assemblea e hanno decretato che noi nelle prossime gare che faremo non dobbiamo applicare la legge sul Job Act. Hanno deciso loro le leggi che io devo applicare, sono un pubblico, ma pensa a te, mi dicono le leggi che devo applicare. E se non dico questo, la clausola sociale, che quando sarà il momento, non so chi ha detto che non c'è, non so neanche cosa sia esattamente, ma penso la costanza di posto di lavoro per chi c'è già, mi sembra una cosa da un certo punto di vista giusta. Anche se è altrettanto giusto che ti devo dire, guarda che però, attenzione, io voglio gente che lavora, non è un diritto e basta, non è un posto questo. Cioè ci hai guadagnato la tua sedia e te la porti in giro. Cioè oggi io ho trovato i musei che chiudevano le casse alle 4 del pomeriggio. Le casse dei musei di Venezia, abbiamo 11 musei a Venezia. Capite che un turista che gira la città è probabile che ci vada anche di sera. Alle 4 è l'ultimo momento per prendersi un biglietto, perché poi il museo chiudeva alle 5. Io ho detto no. Siamo arrivati, abbiamo cambiato gli orari e li abbiamo tenuti aperti fino alle 7, alcuni fino alle 11 di sera. Non l'avesse mai fatto. Forse qualcuno non è tanto contento, ma io devo rispondere ai cittadini che sono i soci, i proprietari del comune, e devo dire anche ai turisti, perché questi turisti fanno mangiare tutta l'industria turistica, alberghi, ristoranti, tutti quelli che vengono, i trasporti, cioè non è una robetta, magari ci sono in mezzo anche i figli di questi qui. Chiaramente i musei fanno parte di un servizio importantissimo che l'Italia dà, non tanto, e questi li dà il Comune di Venezia. Sciopero preventivo. A Palazzo Ducale ho detto bene, così lo abbiamo aperto anche 2 volte in forma sperimentale fino a 1 di notte. E abbiamo gente che viene, perché uno che ha finito, dopo che è in albergo, magari fa una passeggiata con la morosa, eccetera, ed è, devo dire, anche straordinario, perché informatevi quando lo facciamo ancora, perché è bellissimo. 25 aprile abbiamo fatto la festa di San Marco, che è il vero patrono della città, da sempre ovviamente, il leone con le ali, è il nostro simbolo da sempre, e abbiamo aperto gratuitamente tutti i musei civici per le persone che venivano dal Veneto, per cui tutti i nostri cittadini metropolitani nella nostra testa, e da Pordenone, e abbiamo avuto 10 volte tanto i visitatori che abbiamo di solito. E sono così orgoglioso di dire che Venezia ha regalato, ma ha regalato nel senso ha dimostrato che quel pezzo è anche loro, alle persone che venivano dentro ed erano affascinatissime.
Altro che i francesi e gli inglesi che guardano, sì, ma con un po' di distanza. Questi guardavano la loro storia. Per me è una cosa di un orgoglio incredibile, per quello insisto, Venezia è nostra. È nostra, è vostra, venite e prendiamola. Ecco perché i musei civici avranno una nuova gara, ma avranno anche dei nuovi orari, un nuovo modo di ragionare. Dobbiamo andare verso il cittadino, dobbiamo fare delle guide che si capisca qualcosa, con delle cose, ma delle app che io punto un quadro e mi raccontano la storia. Non trattarmi sempre da ignorante, siccome non sono nato lì allora non so niente. Ma come fai a ragionare così? Siamo nel 2016, ancora ragioniamo come se fossimo nel 1800. Questa roba qua deve essere smessa. E allora abbiamo bisogno di una grande coralità di interessi, perché con Venezia noi possiamo trainare un'economia straordinariamente forte. Sindaco, allora siamo arrivati alla fine della prima parte, non c'è bisogno di fare le domande al sindaco perché è un fiume in piena e dà un sacco di notizie, per cui bisogna lasciargli spazio, io non voglio interromperlo. Torniamo tra pochissimo dopo la pubblicità e ripartiamo dalla città metropolitana. Va bene. Grazie. Grazie.